non comprende ovviamente ogni fotografo giapponese esistente, è possibile, non basta dal tempo. È una panoramica abbastanza ampia su scuole di fotografia differenti e su periodi storici differenti. Prendetelo come una guida base per trarre degli spunti e segnarvi dei nomi magari su cui andare a studiare insieme. Primo, Ueda, nato nel 13 e morto nel 2000, è un fotografo umanista, un po' surrealista. Già in questa foto c'era un approccio molto minimale che poi è stato a lungo tempo caratteristica della fotografia giapponese, quindi una composizione molto attenta, sempre molto simbolica, sempre molto astratta. Quello che mi affascina molto della fotografia giapponese è che non sempre quello che si vede è quello che devi capire. C'è sempre dietro di solito un messaggio, una filosofia, un modo di vedere il mondo stesso. Con Ken Domon entriamo in un altro argomento. Lui documenta soprattutto la situazione post Hiroshima. Faceva vedere sì l'orrore, la disperazione, la devastazione di quello che era accaduto, ma nelle sue foto c'è sempre della speranza, c'è sempre della dolcezza. Faccio vedere una situazione brutta, però c'è sempre qualcosa di bello al suo interno, come a voler quasi incoraggiare la rinascita, quindi la continuazione. Serve raccontare dell'agenzia Vivo, che è stata forse la più importante agenzia, che è stata fondata da vari fotografi, Tomatsu, Kawada, Eiko Ozoe, Nabatara. È un collettivo che si era ritrovato a documentare una visione molto personale la vita del Giappone, e per la prima volta, ed è una cosa che poi rimarrà costante nella fotografia giapponese per lungo tempo, si rinuncia un po' al realismo. Si incomincia a dare un'interpretazione molto personale e molto particolare, quindi non è più quello che c'è, te lo faccio vedere bene, ma è quello che ho in mente io, come vivo io. Ozoe, che vedremo per primo, è un fotografo che ha esplorato molti temi come la morte, l'ossessione, era un filmmaker, ha fatto molti film. Tomatsu e Ken Domon, che abbiamo visto anche prima, fanno una fotografia molto emotiva, si dedicano molto all'orrore del bombardamento. Così come anche qua Kawada, che fa un vero e proprio memoriale fotografico che rimane famosissimo proprio per la storia giapponese, diventa proprio un fotografo le cui foto entrano a far parte della storia. Woodrow nasce negli anni 60, dura circa una decina d'anni tra varie fasi, ed era sostanzialmente un magazine a basso costo, che includeva poesie, teorie piuttosto sovversive sulla fotografia. Ancora oggi i fotografi che hanno fatto nascere questo tipo di movimento sono sovversivi. Ancora oggi, tipo Daino Moriyama, continua a essere sovversivo anche oggi, in certo modo. È stato fondato da Taki, Takuma Nakahira, Okada, Takanashi e Daino Moriyama, che è il più famoso. Quindi loro volevano creare un nuovo linguaggio che superasse la parola scritta in maniera totalmente istintiva. Quello che tu avevi dentro doveva nascere da sé, dovevi scoprirlo mentre scattavi. Loro registravano quello che gli stava attorno, il loro esistere era proprio una registrazione, era quasi una fotocopia del mondo. Araki, che è uno dei fotografi giapponesi in assoluto più famosi, assolutamente influenzato da Provoke, amico di Daino Moriyama, il suo lavoro uno dei più celebri, non è il più importante, ma secondo me il più bello, almeno quello che a me ha colpito più di tutti, è Sentimental Journey. In tutto il periodo in cui lui ha fatto, lo racconta lui nelle interviste, non l'ho capito io, facendo posare delle donne insieme ai fiori, sono tutte state, anche se la gente non lo capiva, sono tutte state un omaggio alla moglie. Tutto il lavoro che ha fatto, che continua a fare ancora oggi, sono tutte un omaggio a quello che era successo alla moglie. Yoshiyuki spinge molto i limiti tra fotografo e spettatore. Fotografia un po' da guardone, lavora in infrarosso nei parchi di notte, fotografando le coppiette, e raccontare come noi viviamo i rapporti interpersonali. No? Curata fa un tipo di fotografia molto diversa, lui documenta più un fotografo che comincia a lavorare per assignment, quindi documenta scene di crimine, club, fa dei ritratti, entra in posti dove normalmente accesso, che ne racconta la fotografia in maniera molto dura e diretta. Fine.